Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio. Come è andata il fantacalcio? Come è andata la giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Football Club? Beh, dai, pensavo peggio, a una certa, dico la verità, pensavo di perdere, però comunque così alla fine non è stato. La Via Tasso Football Club ha pareggiato 2-2 contro il Real Bandirolla nello scontro per il secondo posto, rimanendo a meno uno dallo stesso Real Bandirola, ma allontanandosi ancora di più dalla vetta occupata dal Barcellona, che adesso scappa a più 9. Detta questa piccola premessa, vediamo un po' come è stato il rendimento delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dal Real Bandirola, che ha totalizzato 75 punti e mezzo, frutto di un 7 e mezzo a Strigger Larsen, che ha fatto un assist, però è stato anche ammonito. Duvan Zapata che guarda caso ha segnato, sai che novità, ormai Duvan Zapata segna praticamente in tutte le domeniche e in tutte le salse, comunque 9,5 per il gol, ma è stato anche ammonito, quindi mezzo punto in meno. Poi Ronaldo si prende 13,5 frutto della sua doppietta. Real Bandirola che invece ha totalizzato 75 punti e mezzo, si è fatto valere. La Fonte si prende 7,5 più 1 per il miracoloso clean sheet, visto che lui e il meno 1 sono praticamente abbonati. In difesa Atebur si prende 6,5, Palomino che ha fatto l'assist 7,5, Mancini che ha segnato 10, Castagni unico insufficiente della difesa 5,5, mezzo punto in meno per l'ammonizione. A centrocampo poi Kessié e Veretout entrambi 6,5. Allan insufficiente con 5,5 frutto di un cartellino giallo. In attacco Belotti 10 per il gol, Dzeko 5, Suso 5, meno 1 perché si è fatto cacciare fuori. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto dell'ultima giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Football Club. Fatemi sapere come la pensate, ditemi se giocate al fantacalcio, qual è la vostra squadra, come state andando e cosa avete fatto nell'ultima partita. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a passare per tutti i canali di YouTube Football Project. Trovate tutti in descrizione. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!